Giovanni è il responsabile della Migrantes a Firenze, per la diocesi di Firenze, è parroco fiorentino della chiesa di Santa Maria al Pignone, della parrocchia Santa Maria al Pignone, e è un amico da tanti anni, e diciamo che fin da ragazzo, insomma, ha frequentato il percorso formativo dell'opera per la gioventù Giorgio Lapira, ha conosciuto Pino Arpioni e ci ha aiutato soprattutto in questi miei ultimi anni anche nel percorso del campo internazionale, che ogni estate si tiene alla Vela e che riunisce la triplice famiglia di Abramo. Ecco, a livello giovanile, ma questo è un po' l'obiettivo e quello che facciamo. Ecco, Don Giovanni ci ha aiutato in questo percorso e quindi diciamo che pur nella circostanza fortuita per la quale gli abbiamo rivolto l'invito, ecco, però di fatto si inserisce appieno in questo percorso, in questo cammino che stiamo facendo insieme. Ecco, quindi lo ringraziamo, ci porterà una sua riflessione sul tema delle migrazioni, ecco, e quindi gli lascio senz'altro la parola. Buonasera a tutti. Sì, chiaro, quando mi ha telefonato ieri Michele mi ha preso un po' alla sprovvista, ma ho detto, ma è difficile sostituire un ambasciatore titolato, ma proprio con gratitudine anche per l'amicizia che mi lega all'opera per la gioventù Giorgio Lapira, a cui io sono grato. Il primo campo l'ho fatto a 14 anni, nel 1977, e poi mi ricordo ancora con grande affetto, a parte Pino, ma anche con grande emozione, cioè accanto a Mario, il viaggio in Russia nel 1984, che per me fu un'apertura di prospettive, di cuore, di tante cose. Quindi sono grato all'opera della gioventù Giorgio Lapira, che ha dato tanto alla mia formazione di giovane, di adolescente, di cristiano e poi anche di prete. E quindi volentieri condivido con voi alcune riflessioni su quello che a me non piace chiamare il fenomeno migratorio, ma riflessioni su uomini, donne, bambini, bambine, migranti. Perché non dobbiamo considerare mai queste realtà come puri numeri o come fenomeni soltanto sociologici. E allora ho pensato, che cosa dire, e non potevo mia inventarmi le cose, quindi vi rivocherò quello che ho riflettuto anche in questi 2 anni cui mi hanno chiesto di svolgere questo servizio alla diocesi di Firenze, e la mia riflessione si muoverà sul magistero di Papa Francesco, sugli uomini e le donne migranti. Perché? Perché già dall'inizio c'è una chiara presa di posizione nel magistero del Papa riguardo agli uomini e alle donne migranti. E lo farò citando alcuni scritti di Papa Francesco, il primo che è la prima uscita pubblica che fece Papa Francesco. Vi ricordate dove? Era luglio a Lampedusa. E l'omelia che fu di una grande intensità. Poi il secondo testo che riguarda un messaggio che Papa Francesco, come tutti gli anni, fa per la giornata dei migranti e dei rifugiati del 2018, dove per la prima volta Papa Francesco utilizzò quella quaterna di verbi, accogliere, proteggere, e integrare, sono 4 verbi. E poi l'ultimo intervento che troviamo all'interno di quella grande enciclica sociale che è Fratelli Tutti, dove dedica un intero capitolo, il quarto,
agli uomini e alle donne migranti e anche alle conseguenze che dovrebbero avere sia per la Chiesa e anche per la società. Allora, innanzitutto penso sia un'opportunità per chi è discepolo del Signore Gesù mettersi in ascolto di questo magistero del Signore Gesù che in Matteo 25 si è identificato con lo straniero. Ero straniero e mi avete ospitato. E quindi è un'opportunità, questa riflessione vuole essere un'opportunità per chiamare tutti noi a una conversione della mente e del cuore riguardo a questa realtà che è la migrazione di uomini e di donne, che certamente in questo contesto storico assume anche una valenza molto importante. Giovanni XXIII non avrebbe timore a chiamarlo uno dei segni dei tempi, penso. Allora, vi cito proprio le parole del Papa a Lampedusa in quel luglio del 2013 e poi ho qualche sottolineatura. Adamo, dove sei? È la prima domanda che Dio rivolge all'uomo dopo il peccato. Dove sei, Adamo? E Adamo è un uomo disorientato che ha perso il suo posto nella creazione perché crede di diventare potente, di poter dominare tutto, di essere Dio. E l'armonia si rompe. E l'uomo sbaglia a questo. Rompe, l'uomo sbaglia e questo si ripete anche nella relazione con l'altro, che non è più considerato fratello da amare, ma semplicemente un altro che disturba la mia vita, il mio benessere. Ma poi c'è una seconda domanda. Caino, dove è tuo fratello? Il sogno di essere potente, di essere grande come Dio, anzi di essere Dio, porta ad una catena di sbagli che è catena di morte, porta a versare il sangue del fratello. Queste due domande di Dio risuonano anche oggi, con tutta la loro forza. Dov'è il tuo fratello? La voce del suo sangue grida fino a me, dice Dio. E questa non è una domanda rivolta ad altri. È una domanda rivolta a me, a ciascuno di noi. Questi nostri fratelli e sorelle cercavano di uscire da situazioni difficili per trovare un po' di serenità e di pace. Cercavano un posto migliore per sé e per le loro famiglie, ma hanno trovato la morte. Quante volte coloro che cercano questo non trovano comprensione, non trovano accoglienza, non trovano solidarietà. Nella lettura spagnola c'è una commedia di López de la Vega che narra come gli abitanti della città di Fuente Ovejuna uccidono il governatore perché è un tiranno e lo fanno in modo che non si sappia chi ha compiuto l'esecuzione. E quando il giudice del re chiede chi ha ucciso il governatore, tutti rispondono Fuente Ovejuna, signore, tutti e nessuno. Anche oggi questa domanda emerge con forza. Chi è il responsabile del sangue di questi fratelli e sorelle? Nessuno. Tutti noi rispondiamo così. Non sono io non c'entro. Saranno altri, io non c'entro. Ma Dio chiede a ciascuno di noi, dov'è il sangue del tuo fratello che grida fino a me? Poi continua il Papa con quella frase che purtroppo spesso diventa uno slogan, è stata globalizzata la indifferenza. Allora, penso che questo appello ci richiami innanzitutto a un esame di coscienza. Ieri
Il Vangelo ci ricordava di avere un occhio capace di leggere la realtà, partendo da intravedere quello che a noi ci impedisce di vedere, quelle travi che ci sono dentro di noi. Ecco, e dovremmo tutti assumere questo atteggiamento, io lo dico sia come singoli, sia come società civile, ma anche come Chiesa. Dove è tuo fratello? Siamo anche noi come siamo anche noi in questa bolla di globalizzazione dell'indifferenza, per cui la colpa è sempre di qualche d'un altro. Certo, io penso che il fenomeno di uomini e di donne che migrano sia in qualche modo, e migrano per queste ragioni. Ora purtroppo in questi giorni chissà quante persone dall'Ucraina saranno costrette a fuggire. Ma chi è? Di chi è la responsabilità? Solo degli altri? O non dovremmo forse, come società civile, come Chiesa, porci questa domanda e farci interrogare da questa domanda: dov'è tuo fratello? E rompere quel muro di indifferenza che spesso abita nel nostro cuore, anche nelle nostre città, anche nelle nostre chiese. Poi, la seconda citazione è quella del messaggio della giornata dei migranti e dei rifugiati del 2018, che aveva proprio il titolo Accogliere, proteggere, ecco, promuovere e integrare. Questi sono i quattro verbi. Accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e i rifugiati. Che questo è interessante, che il Papa non parla di immigrazioni, ma di migranti e rifugiati, a questa prospettiva, e inizia proprio, come sempre spesso fa il Papa, la citazione con un brano della scrittura, Levitico, la legge di santità. Il forestiero dimorante tra di voi lo tratterete come colui che è nato tra di voi, tu lo amerai come te stesso, perché anche voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Io sono il Signore vostro Dio. E prosegue rifacendosi al Vangelo. Ogni forestiero che bussa alla nostra porta è un'occasione di incontro con Gesù, il quale si identifica con lo straniero accolto o rifiutato di ogni epoca. Dei quattro verbi poi che il Papa indica come riferimento per la riflessione e per l'azione della Chiesa e anche degli uomini di buona volontà, come termina sempre questo messaggio ai migranti e ai rifugiati, mi preme soffermarmi sul quarto, integrare. Questo perché è una mia convinzione, ma che ho condiviso anche con altri preti, altri responsabili, non soltanto preti, degli uffici migranti che ho incontrato in questi due anni, che purtroppo la migrazione e le persone migranti sono sempre considerate come un problema, come un'emergenza sociale. E questo, ripeto, purtroppo anche spesso all'interno della Chiesa, per cui ora c'è l'emergenza ucraina, chi si occupa di questa faccenda? La Caritas, perché sono un problema, dove si dà da mangiare, dove si dà da... Certo che ci vuole questo, perché c'erano i verbi prima, accogliere, promuovere, eccetera, eccetera. E ci si dimentica spesso che questi uomini e queste donne che vengono da noi invece sono un dono.
sono una possibilità per convertire il nostro modo di pensare, il nostro modo di agire, sia come società ma anche come Chiesa. Io negli incontri pochi, perché con il Covid poi se ne è fatti poi, sono andato in qualche parrocchia, mi hanno invitato come direttore dei migranti, dico, ma quanti migranti ci sono per esempio in un consiglio pastorale? Chi di noi ha la sensibilità di integrare all'interno di un consiglio pastorale? Pure ci sono in tutte le parrocchie, spesso latinoamericani, almeno a Firenze, o peruviani, e chi integra, o che sono cristiani e cattolici, si occupa, ci si mette sempre come prospettiva di assistenza o come un problema da risolvere. Certo, se hanno da mangiare bisogna dargli da mangiare, da bere, se c'è da curare la salute bisogna farlo, ma il Papa ci invita con questo verbo integrare a vedere queste persone come un'opportunità. Lo svilupperà poi in maniera ancora più forte nella Fratelli Tutti. Dice nel messaggio del 2018. L'ultimo verbo, integrare, si pone sul piano delle opportunità di arricchimento interculturale generate dalla presenza di migranti e di rifugiati. Parla di una opportunità di un arricchimento interculturale. L'integrazione non è assimilazione, che induce a sopprimere o a dimenticare la propria identità culturale. Faccio una parentesi, con i cappellani che curano le comunità etniche a Firenze, ormai li conosco un po', c'è sempre una preoccupazione riguardo ai ragazzini della terza generazione, perché dice ormai non parlano più lo spagnolo o l'ucraino o questo, e si dimenticano di tutto, è la fatica, invece di valorizzare anche in loro quello che è la ricchezza della loro cultura di origine. Vengono assimilati totalmente dal nostro modo di vivere, di pensare, di esprimere anche la fede. E poi continua il Papa. Non è assimilazione proprio che induce a sopprimere o a dimenticare la propria identità culturale. Il contatto con l'altro porta piuttosto a scoprirne il segreto, ad aprirsi a lui per accoglierne gli aspetti validi e contribuire così ad una maggior conoscenza reciproca. Infine, l'ultimo documento, anche in ordine cronologico, della riflessione di Papa Francesco su i fratelli e le sorelle migranti, è su l'enciclica Fratelli Tutti. Il Papa invita tutta l'umanità a considerare un dono le persone migranti e rifugiate. In particolar modo dal numero 198 e seguenti, il Papa, in questa enciclica, fa una riflessione forte, poi alla fine dà anche delle implicazioni e delle indicazioni concrete sui diritti di cittadinanza, che io non sono pratico e non sono nemmeno competente, su una governance che dice internazionale, non può, e qui però lo vediamo tutti, in Europa come la politica migratoria è stata fatta a livello dei singoli stati, non c'è la difficoltà a dire, insomma, è vero che l'Italia e la Spagna siamo qui e dove c'è il mare arrivano tutti, si viene convegno sul Mediterraneo, ma poi ci vorrebbe un governo che sia internazionale, non può un singolo
Stato, dice il Papa, risolvere, o meglio, porsi davanti a questa realtà in maniera buona. Ma anche qui mi soffermo, a parte quando dice che sarebbe bene che non ci fossero le migrazioni, dice il Papa, perché spesso chi emigra lo fa perché o manca il pane, o c'è la guerra, o ci sono le carestie. Un po', quando pensavo di che lì fa una lezione anche nella Bibbia, se ci pensate, la Bibbia è stata scritta da dei migranti. L'esperienza dei 12 figli di Giacobbe che vanno in Egitto per la carestia è dovuta proprio a una carestia. E si muovono, stanno lì, poi crescono, poi vengono oppressi. E Dio, bellissima, la pagina dell'Esodo, ha ascoltato il grido, ha visto ed è sceso. Li ha liberato. Ma quello che mi volevo soffermare è proprio per sottolineare questo aspetto che sviluppa quello che aveva già detto nel messaggio del 2018 e il titolino dei numeri 133 al 136 è i doni reciproci, quindi uomini e donne migranti, non un problema ma un dono, come noi lo siamo per loro, loro lo sono per noi. Vi leggo alcune espressioni che mi sembrano belle e forti. L'arrivo di persone diverse che provengono da un contesto vitale e culturale differente si trasforma in un dono, perché quelle dei migranti sono anche storie di incontro tra persone e tra culture. Per le comunità e le società in cui arrivano sono una opportunità di arricchimento e di sviluppo umano integrale di tutti. D'altra parte, quando si accoglie di cuore la persona diversa, le si permette di continuare ad essere se stessa, non si assimila, mentre le si dà la possibilità di un nuovo sviluppo. Le varie culture che hanno prodotto la loro ricchezza nel corso dei secoli devono essere preservate perché il mondo non si impoverisca. E questo senza trascurare di stimolare a lasciare emergere da se stesse qualcosa di nuovo nell'incontro con altre realtà. Questo mi sembra molto interessante. Cioè, non c'è un rimanere fermi nella propria realtà, sia chi accoglie, sia chi è accolto. Ma se c'è un incontro autentico, c'è uno sviluppo nell'identità di tutti e due. E lui porta qui l'esempio, lui che è argentino, al numero 135, di quello che è successo nell'America del Nord, in particolare lui si riferisce a Buenos Aires. Ve lo leggo. Riprendo degli esempi che ho menzionato tempo fa. La cultura dei latini è un fenomeno di valore e possibilità che può far tanto bene agli Stati Uniti. Una forte immigrazione alla fine segna sempre e trasforma la cultura di un luogo. E qui cita la sua esperienza. In Argentina, la forte immigrazione italiana ha segnato la cultura della società e nello stile culturale di Buenos Aires si nota molto la presenza di circa 200.000 ebrei. Gli immigrati, se gli si aiuta ad integrarsi, sono una benedizione, una ricchezza e un dono che invita una società e una chiesa a crescere. Io sono arrivata alla fine perché più di queste cose non mi riesce a dire. Vi ringrazio della vostra pazienza per avermi ascoltato in questa semplice carrellata di alcuni testi di Papa Francesco, ma di più non sapevo né potevo dire. Spero soltanto che queste parole
siano da stimolo per tutti noi in questi giorni così bui e tristi, per non far spegnere l'entusiasmo e la forza di essere comunque operatori o artigiani di pace, come lo è stato il venerabile Giorgio La Pira e tanti che sulla sua testimonianza e in suo nome hanno continuato ad operare per la pace. E l'ha citato Gabriele, ma non posso, scusate, per gratitudine non rammentare Pino Arpioni. Questi uomini hanno segnato almeno la mia vita, ma nel silenzio, non nella ricerca di eventi o di prime pagine. Ha educato, qui vedo qualche uno che era più vecchio di me, che ho conosciuto da piccino, giovani e giovani e giovani ad assumere questo spirito di accoglienza. E mi ricordo ancora i primi campi internazionali, quando si incontravano i greci, c'erano anche i greci, o i russi, gli anglicani, i palestinesi. Cosa non sono stati e non sono questi campi se non una palestra dove si impara a costruire non soltanto l'accoglienza ma anche l'integrazione per una cultura che arricchisce. Permettetemi allora, non so poi prete, io d'altra parte lo sono, non posso fare altrimenti, di concludere con voi questo mio intervento con quella preghiera che poi Gabriele mi ha detto in questi giorni, ci siamo sentiti per altre vicende, che un altro ragazzo che ora è prete, Paolo Tarchi, scrisse proprio in occasione del viaggio in Russia, dove c'era Mario, che era giovane, un po' più giovane perché era il 84, io ero ragazzino, che è quella preghiera che noi partecipanti ai campi della vela preghiamo, e questi giorni davvero mi viene nel cuore, mi permetto di farla con voi, siccome molti di voi la sanno, di pregarla insieme. O Maria, regina della pace, fa che non ci stanchiamo mai di pregare, sperare, operare per la grazia, la pace e la prosperità di tutte le nazioni. O Signora di Fatima, fa che Occidente e Oriente siano uniti da un ponte di grazia e di fraternità, ponte di unità e pace per la Chiesa e per le nazioni. O Vergine della tenerezza di Kiev e di Mosca, aiuta Oriente e Occidente a riscoprire il tesoro nascosto di immenso valore, tesoro di fede cristiana, tesoro di santità e preghiera, tesoro di cattedrali e monasteri, tesoro di bellezza, arte e liturgia, tesoro di fedeltà a Cristo risorto e a Maria assunta. O Regina della Pace, prega per noi. Amen. Credo che un grazie di cuore a Giovanni per quello che ci ha detto, un complemento direi non previsto ma estremamente coerente con quello che abbiamo sentito e detto stamattina. Il discorso della fraternità che supera anche quello della cittadinanza e che comunque deve coinvolgere ciascuno di noi. Allora direi che se qualcuno vuole fare qualche osservazione, qualche domanda, c'è un po' di tempo, dopodiché tanto per farci un programma del pomeriggio, visto che molti sono ansiosi di non perdere il treno e di partire, direi che noi abbiamo sostanzialmente due cose importanti, cioè ce ne sarebbero tante di più, ma insomma intanto
che ci è rimasto in sospeso è il discorso sulla rete delle città lapiliane. Quindi subito dopo questo scambio di opinioni su quanto abbiamo sentito passeremo a questo argomento. Poi vi vorrei far sentire un pezzo di una di quello che ha detto l'altra sera nella Basilica di San Marco il postulatore della causa di beatificazione di La Pira, perché parla di tante cose che tante volte ci diciamo tra noi e che lui ci ha esplicitato con una profonda dottrina tomistica sulla... Vabbè, non vi anticipo nulla, insomma questi sono i due argomenti che dovremo ancora trattare. E poi naturalmente tutto quello che può aiutarci a restare uniti anche nei giorni successivi. Io posso dirvi, quelli di Firenze già lo sanno, che con la chiusura del bilancio dell'anno scorso io cesserò di fare il presidente della Fondazione La Pira, però chiederò al nuovo consiglio di avere, questo mi è venuto in mente tra ieri e oggi, chiederò di avere un incarico specifico, visto che essendo pensionato un po' di tempo finché il Signore mi dà la salute, ce l'avrò, un compito specifico, mantenere i rapporti con i circoli, i centri e l'Associazione La Pira. Quasi questo lo farò di cuore perché mi pare che sia una grande ricchezza per tutti noi questa amicizia, questa vicinanza che abbiamo. Scusate, allora, se c'è qualcuno che vuole fare qualche osservazione o fare una domanda... Possiamo ascoltare subito il postulatore che magari dice cose ispiranti per dopo? Certamente sì. Se c'è qualcuno che vuole nel frattempo fare un intervento... Se no, Giacomo, se ci fai ascoltare... Ah sì, scusa. Se non... Sono io opportuno, posso? No. Sì, sì, basta che tu sia breve, sei opportunissimo. Chiedo scusa, già stamattina ho rubato del tempo, ma mi sono rallegrato per la risposta che ho ricevuto. Sempre a proposito della domanda di stamani, ci sono due processi. Uno, che dicevo stamattina, il processo della evoluzione dell'umanità alla luce delle civiltà sviluppate nell'arco dei millenni e secoli in seguito alle rivelazioni divine avvenute in tutto il mondo, dall'Oriente all'Occidente, e noi ne siamo beneficiari. E chiedevo stamattina a che punto siamo per quanto riguarda questo processo. L'altra domanda, cioè il seguito, è questa: che questa emigrazione fino a quando durerà? Praticamente siamo capaci noi di storicizzare alla luce degli eventi del passato anche il futuro, e l'umanità fino a quando può sopportare queste tragedie e queste disgrazie? E se non è il caso di riflettere su ciò che ci unisce e abbandonare tutte le tradizioni, concetti, presupposti che ci dividono. Vale a dire, a proposito di quanto ha esposto la professoressa stamattina, la società umana si è sviluppata in base alla sua aggregazione comunitaria. Lei è già partita dalla città, ma in realtà prima della città ci siamo uniti nella forma della famiglia, poi della tribù, poi unità delle tribù, poi unità dello Stato, unità della regione, del popolo, e siamo arrivati all'unità nazionale. L'umanità ha raggiunto il grado in cui a livello nazionale riesce a gestire gli interessi reciproci. Ora,
quali sono gli ostacoli perché l'umanità non varchi questo stato superato dalle esigenze di comunicazione, di relazione, della visione che abbiamo ora del mondo, un solo paese e l'umanità e i suoi cittadini. Quali sono i presupposti da abbandonare affinché ciò avvenga? Questo, grazie. Beh, questo è un'osservazione più che una domanda. È una domanda che tu rivolgi a ciascuno di noi, quindi non è tanto. Quindi questa ce la serviamo per rifletterci sopra. Insomma, sono tutti ostacoli che in primo luogo dobbiamo rimuovere al nostro interno. E poi da questo si passa alla rimozione a livello più ampio. Vogliamo allora. No, non si vede, credo che sia soltanto, c'è soltanto il sonoro, i nostri mezzi tecnologici sono un po' cioè bisognava scegliere o soltanto il video o soltanto il sonoro. Il video lascia un po' il tempo che trova, sentiamo cosa ci dice il sonoro. È un comunque è intenzione della Fondazione nei prossimi giorni di rendere disponibile i video sia di ieri pomeriggio sia di questa giornata sul canale YouTube della Fondazione. Ne daremo comunicazione appena ci sarà possibile. E ci sono i canali? Nella prima esperienza che facciamo, aiutati da un gruppo di giovani, ci sta dando mano, quindi scusateci, la qualità non sarà ottima, ma insomma ci sembrava opportuno dare anche questa possibilità a chi è venuto di poterli eventualmente riascoltare. Grazie. Questo è un pezzo dell'intervento che ha fatto a San Marco il postulatore della causa di La Pira. Tot gesta e tot miracola. Grazie.
Ecco, mi pare che il pensiero sia chiaro e che quindi noi possiamo, questo non toglie che per tutti noi c'è comunque l'impegno a pregare, però noi pregheremo perché quanto prima sia proposto alla Chiesa e non soltanto alla Chiesa, ma in generale a tutti coloro che credono in questo ampio significato del credere, l'episodio, l'esempio di Giorgio La Pira come esempio da seguire, perché poi il beato, il santo è questo essenzialmente. Quindi questo è un nostro. A questo proposito io vorrei darvi un annunzio, perché in breve tempo, forse qualche settimana, forse un po' più di un mese, ma insomma in tempi molto brevi, sarà pubblicata una biografia di La Pira. Non è un'opera accademica, non è un'opera, storica nel senso accademico appunto del termine, però sono proprio le res geste, cioè tutto ciò che si è stati capaci di ricostruire di tutto quello che ha fatto La Pira, quasi giorno per giorno, a parte i primi anni in cui si sa, le notizie sono un po' minori. È un'opera monumentale, nel senso che sarà fatta di 3 volumi, per un totale di quasi 2000 pagine, per dirvi quanto è accurata. Però è un contributo che secondo noi è essenziale come fonte che potrà essere consegnata poi agli studiosi successivi. Io penserei che ciascuno di voi nelle varie realtà locali potreste anche pensare alla eventualità, senza che questo sia una richiesta, ma insomma riflettere sull'eventualità di organizzare un evento in cui questi volumi vengono presentati ai potenziali lettori, no? Perché è chiaro, è importante che un libro sia pubblicato perché poi resti in futuro, però anche la possibilità di fare conoscere a quante più persone possibili che è stato pubblicato può essere utile, e quindi avere occasioni un po' in tutta Italia di farlo sapere. Noi per conto nostro, anche al di fuori dei circoli lapiriani, cercheremo di trovare le possibilità, ma insomma se ci diamo vicendevolmente una mano questo potrebbe essere una cosa utile. Adesso chiederei a Ezio allora di illustrarci un po' il discorso della rete dei comuni lapiriani, e anche su questo, come si è detto, un aiuto da parte di tutti è essenziale. Puoi anche salire, Ezio. Grazie. No, figurati. Ma guarda, è stato il complemento di quello che ci ha detto stamattina. Grazie. Siete contenti? Siete felici? Bene, questo evento per me personalmente è stato una fonte di commozione e anche di reverenza. Ieri e oggi abbiamo sfiorato temi e momenti e vibrazioni molto particolari, molto speciali. E quindi vorrei rivolgere un sentimento di gratitudine grande a Mario Premicerio, a tutto il suo staff che con spirito di servizio e di sacrificio negli anni e in quest'anno in particolare così difficile hanno condotto in porto il 6° convegno SPES contra SPEM. E altresì, ecco, questo sentimento di reverenza, perché sono stati sfiorati
momenti di sacralità molto molto elevati, e la purezza, voi tutti siete come una miniera ripiena di gemme preziose, il vostro impegno, il vostro servizio è un qualcosa di bello e di buono di cui il nostro paese e il mondo intero ha bisogno, e fa piacere stare in vostra compagnia. Detto questo, la nostra icona. Volevo prendere spunto dalle parole del postulatore. Quando Mauro Manzoni, il sindaco, e io abbiamo deciso di venire, molti ci hanno detto: ma cosa aspetta la Chiesa Cattolica, il Vaticano, a nominare la pira santo e andare oltre la fase attuale? E per quanto può servire, io vorrei dire che forse non ci sono guarigioni miracolose, ma siamo stati tutti protagonisti e testimoni di un miracolo in queste 48 ore, vale a dire patriarchi, sindaci di parecchie estrazioni culturali e religiose hanno invocato la pace in un momento dove altrove c'era la guerra, e credo che tutti possiamo fare testimonianza di aver partecipato e vissuto una sorta di miracolo, perché il valore della pace è universale, è attuale, e abbiamo contribuito per un miliardesimo di millimetro a creare questa atmosfera particolare in Firenze ieri e oggi, e con tutto quello che c'è stato prima. Quindi, se oltre a Bassetti la Fondazione volesse scrivere due righe anche al Santo Padre, credo che tutti sottoscriveremmo più che volentieri una testimonianza di aver partecipato a un miracolo atipico, non convenzionale, ma miracolo per certi aspetti è stato. Detto questo, andiamo poi al tema richiamato da Mario Primicerio, di cui vorrei ricordare tante doti, il fatto che è quasi inossidabile, perché dopo una frattura al femore è qui a condurre questa sessione, questa adunanza. Perché sto a sedere. Sì, vabbè. E oltre alla inossidabilità, il suo coraggio, la sua dedizione, la sua abnegazione meritano ogni affetto, stima e considerazione, e facciamogli un applauso. Bene, il 9 novembre del 2019 a Varenna, su una sequenza di ispirazioni e con il supporto forte della Fondazione Giorgio La Pira di Firenze, di Religion for Peace di Roma, di altre istituzioni, il professor Paolo Grossi ed altri, c'è stata un'adunanza di circa 19 sindaci di tutte le parti d'Italia, da Pozzallo piuttosto che da Firenze, piuttosto che dalla Lombardia, piuttosto che da Pian di Sco, piuttosto che da altri comuni, piccoli, medi, grandi, e questa adunanza ha dato vita alla... c'è stata la nascita, siglata da 19 fondatori in presenza di un vasto pubblico, della rete dei comuni lapiriani. Poi ci siamo messi, abbiamo rimboccato le maniche, novembre, dicembre le feste, andiamo a parlare con il capo del sindaco di Milano, della segreteria del sindaco, abbiamo incontrato Firenze Nardella e l'assessore Martini, che hanno ascoltato questa testimonianza della nascita di questo movimento, di questa struttura, di questo comitato. Incontriamo Nardella, incontriamo Martini, 48 ore dopo lockdown, tutto bloccato, si ferma tutto, non sapevamo più chi eravamo, dove andavamo, cosa si faceva, e quindi si è tutto abbastanza fermato, ma
le spinte, gli stimoli che avevamo ricevuto erano così forti che adesso riprendiamo e ripartiamo, visto che da altre parti sono arrivate sollecitazioni per continuare con questa vicenda dei comuni lapiriani, piccoli, medi e grandi. C'è un piccolo inghippo che il segretario verbalizzante ha preso il Covid, è andato un po' in tilt e dal punto di vista burocratico legale manca un verbale, ma lo ricostruiremo e faremo in modo che questa cosa che nasce dal basso, che nasce con delle piccole radici, man mano cresca. E il sindaco di Milano dice: bene, se ci sono altre città entriamo anche noi tranquillamente, così come è stata la testimonianza di Nardella, perché nel 67, quando la Pira ha fondato la fondazione per le città unite, ha detto unire le città per unire le nazioni, e quindi partendo dal basso andremo a costruire forme di unità e di armonia superiore. Adesso, se mi concedete un secondo, esprimo poi un sentimento personale, che è questo. Ho una deformazione professionale come geologo e sono abituato a considerare le cose del mondo con una scala temporale diversa. E altresì i casi della vita mi hanno portato a vedere a Dar es Salaam il nostro antico progenitore Lucy 5 milioni di anni fa. Altresì circa 250 mila anni fa la specie umana, da parvenze quasi animale, ha cominciato a crescere e a manifestare le prime tracce di spiritualità, di religiosità, di forme artistiche, e ci sono caverne e pittogrammi in varie parti del mondo con queste prime manifestazioni di attività oltre l'animalità e la biologia semplice. Altresì c'è stata la scatola cranica che è aumentata, e quindi c'è una tendenza evolutiva, così come abbiamo la testimonianza dei fondatori di tutte le religioni monoteiste, che dicono che la specie umana continua l'evoluzione come un fiume che scorre, e quindi tutte queste cose ci devono indurre anche razionalmente a immaginare che non finisce qui, così come non è finita la specie umana a Hiroshima e Nagasaki. Continuerà ancora, e le prove e le difficoltà servono a comprendere e a crescere e a maturare e a migliorare. Tutto sommato abbiamo tenuto sotto controllo la potenza nucleare, termonucleare e i missili e tutto quant'altro, e ciò che la tecnologia andava producendo, e l'abbiamo gestito. Quindi possiamo immaginare che da un punto di vista razionale ha un continuo e un futuro per la specie umana, anche se in questi giorni sì, ci sono elementi di preoccupazione. Un esempio semplicissimo: questa è una piastra rovente, se vado qui rischio di scottarmi, ma apprendo il senso del calore. Poi ci sono alcuni che mettono sulla mano e si scottano fino al gomito, ma il concetto è questo, eh? Le prove e le difficoltà servono a maturare e a crescere, e in questi giorni effettivamente stiamo, dopo la pandemia e questa guerra in Ucraina, sono delle prove importanti che però accelerano il nostro processo di sviluppo, quindi possiamo essere ottimisti. Sulle migrazioni non si parla abbastanza del rimuovere in origine le cause delle migrazioni. Per Bacco, ho lavorato in Africa a lungo su questo tema, e molte emigrazioni sono generate dalle iniquità e dalle ingiustizie, e quindi va bene trattare anche l'ultimo anello della catena, ma dobbiamo andare anche al primo anello della catena,
e una delle cause di instabilità e di maturità è proprio l'iniquità che deriva soprattutto dai sistemi capitalistici. Non dimentichiamo, la sete di profitto determina sconquassi mostruosi in tutto il pianeta. E poi continuiamo. Il messaggio di La Pira era essenzialmente di libertà, di gioia, di coraggio. E vorrei che tornassimo tutti a casa, stasera, nelle settimane, nei mesi a venire, con un rametto della follia di Giorgio La Pira. Lui era un folle che produceva risultati immensi. Pregava, meditava, metteva in campo questa follia e qualcuno l'ha accompagnato un po' in questa follia, ha insegnato ad altri ad essere folli. E quindi, se è contagioso Mario Primicelli, è un bel contagio. Grazie a tutti, vi aspettiamo Varenna, mi raccomando. Sì, vi ricordo che quando ci siamo lasciati l'ultima volta a Roma, la proposta del sesto convegno SPES contro SPEM era di farlo a Milano e a Varenna. Poi per la concomitanza, parte poi è stata annullata per via del Covid, ovviamente, ma quando abbiamo ricominciato a pensare al sesto convegno, abbiamo iniziato pensando a Milano e Varenna ancora una volta. Successivamente è intervenuto questo evento dei convegni dei vescovi, del convegno dei vescovi e dei sindaci e la sperata presenza del Papa, e abbiamo deciso che era naturale che noi collegassimo questo nostro incontro biennale a questo evento. Quindi abbiamo soltanto posticipato il convegno a Milano e a Varenna. Quindi noi speriamo sempre che il settimo convegno SPES contro SPEM si possa fare a Milano e a Varenna. Direi a questo punto, siccome molti... Un piccolo inciso. Piccolo. Brevissimo. Scusami. Il sindaco ha detto stamane La Pira patrono dei sindaci, se durante il convegno in cui è stata creata la rete dei comuni era stata ventilata l'idea di fare di La Pira il mentore, se vogliamo, dei sindaci per gradi si può presentarlo nei vari consessi comunali. Poi l'amico di Siracusa ieri ha parlato di giornata nazionale nelle scuole per La Pira. Io direi di cominciare a pensare anche a fare una giornata europea per Giorgio La Pira. Lassù hanno bisogno molto di valori, principi e ispirazioni lapiriani. Grazie. Vabbè, cominciamo dalle piccole cose, arriveremo anche alla giornata mondiale. Comunque intanto contentiamoci di queste nostre due giornate. Vi ringrazio ancora tutti, anche quelli che sono dovuti già partire alla fine della nostra mattinata. Ringrazio tutti per essere venuti, per essere intervenuti, per aver partecipato. È stato importante anche il fatto che abbiamo potuto mangiare insieme e scambiarci delle parole fuori dell'incontro pubblico. Io credo che abbiamo fatto un passettino piccolo ma significativo avanti nella nostra mutua conoscenza e amicizia. Quindi diamoci appuntamento per il prossimo convegno, sperabilmente a Milano e a Ravenna, restiamo in contatto, cerchiamo di fare. Stamattina qualcuno ha detto, ha parlato dell'importanza di interrogarci sul lavoro. Forse vediamo un poco se decidiamo di prendere un tema comune a tutti i nostri circoli e associazioni. Se dovessimo decidere questo, io credo che quello che suggerirei oggi è una riflessione sul valore del lavoro.
sulla dignità del lavoro. In tante situazioni, anche drammatiche, forse è il momento di riprendere, stamattina Patrizia ce lo diceva, il lavoro è un elemento della dignità della persona umana. Quindi se per caso, magari ci scriviamo, cerchiamo un po' di mettere in comune delle ipotesi, ma se prendiamo un'ipotesi di un tema da approfondire tutti insieme, potrebbe essere quello del lavoro. Esatto, ma ancora di più, io direi il discorso del lavoro in La Pira è fatto di due, diciamo, di due momenti. Il momento che è La Pira presidente dell'ente comunale assistenza e poi costituente, e poi il momento, e quindi in quello c'è anche come periodo l'attesa della povera gente, e poi il momento di sindaco, perché lui stesso lo dice, quando scrivevamo quelle cose sulla Costituzione, noi le abbiamo scritte e siamo contenti di averle scritte, ma la volta che mi sono trovato davanti sul tavolo ogni giorno i problemi della povera gente, allora le ho capite anche da un altro punto di vista. Quindi approfondire questi due momenti della vita di La Pira, per esempio. Bene, allora, grazie a tutti, buon ritorno a chi riprende il viaggio di ritorno e arrivederci alla prossima volta.